Cronache Venete, oggi è qui a Sandrona di Piave, la trattoria Tonetto, per iniziare la nostra nuova rubrica di cucina. Andiamo! Siamo nella cucina della trattoria Tonetto con il titolare Carlo. Che cosa ci cucinate oggi? Andiamo a proporre una tiepida di gamberi e asparagi abbinata con delle verdurine. Gli asparagi in questo caso vengono proposti sotto forma di mousse. Vediamo gli ingredienti. Incominciamo allora intanto a comporre il piatto. In questo caso abbiamo a disposizione delle zucchine e delle carote. La mousse di asparagi sono degli asparagi tipicamente del nostro territorio, quindi gli asparagi bianchi vengono dalla zona di Eraclea. E poi andiamo a proporre, in questo caso solo per questo periodo, dei gamberi siciliani, essenzialmente più che altro perché in questo momento non troviamo dei gamberi tipicamente nostri della laguna, però le caratteristiche sono le stesse per la preparazione del piatto. In questo caso si prepara il soffritto per fare la mousse di asparagi, si prepara dello scalogno tritato non eccessivamente fine e poi verrà messo a soffriggere in padella. Un filo di olio d'oliva giusto per indorare lo scalogno. Abbiamo scelto uno scalogno anziché la cipolla per il fattore che è un gusto molto simile però molto più delicato. Si vanno a pelare gli asparagi, poi verranno anch'essi tagliati a pezzettini e aggiunti nella rosolatura dello scalogno. Si sfuma con due gocce di brandy e poi si fa flambare, naturalmente perché la parte alcolica venga sfumata e non la ritroviamo poi nel piatto. Preparato il soffritto, si fa marciare a fuoco lento con un mescolino di acqua. Tempi di cottura per ottenere un impasto abbastanza omogeneo, più o meno per arrivare a questo livello, sono circa 15 minuti di cottura. A questo punto, passato il quarto d'ora di cottura, abbiamo raggiunto abbastanza la morbidezza da poter frullare tranquillamente. Si può fare direttamente nella padella stessa o addirittura in un contenitore per conto proprio. Abbiamo raggiunto questa consistenza della crema che diventerà la nostra base di preparazione per il piatto. Passaggio successivo, naturalmente, andremo a preparare le zucchine e le carote che vengono accuratamente pulite, pelate e poi tagliate a sfilacci raggiungendo questa consistenza circa. A questo punto portiamo all'ebollizione dell'acqua, dove dentro andremo a mettere sia i gamberi che le verdurine. A questo punto arriviamo alla preparazione del piatto, che vedete che è molto semplice. Si parte con la sua base, con la mousse di asparagi servita a temperatura ambiente, e andiamo a comporre questo tortino in maniera molto semplice. Andiamo a prendere i nostri gamberi siciliani, andiamo a comporli sul piatto. A questo punto prendiamo le nostre verdurine che sono state bollite con ugual misura di tempo. Andiamo a condirle con pepe, sale, olio d'oliva e poi aggiungeremo sopra due gocce di aceto balsamico. Una volta condito il tutto, andremo a montare il nostro piatto di gamberi con salsa d'asparagi e verdurine tiepide. Si completa naturalmente solo dal punto di vista estetico con un'erbetta aromatica, giusto per far capire che siamo in primavera. Per quanto riguarda invece l'abbinamento, in questo caso andiamo su qualcosa di un po' particolare, visto l'annata, visto il periodo e visto anche il piatto. Abbiamo scelto un pino grigio delle cantine Santa Margherita, siamo nella zona di Val d'Adige, quindi diciamo una delle prime cantine a proporre questa formula, diciamo, di vinificare il pinot. Dopo aver visto la preparazione dei piatti, facciamo un brindisi al pubblico e buon appetito!